Ciao ragazze, ciao ragazzi, spero che l'inquadratura sia decente. Oggi filmo nella mia cabina armadio perché vi faccio la collezione aggiornata delle mie borse. E alcune potete vederle nel background. Ho deciso di andare per brand questa volta perché mi sa che l'ultimo video che ho fatto l'anno scorso sulle mie borse ero andata in ordine cronologico, tipo dalla prima che ho comprato all'ultima. Siccome nemmeno mi ricorderei come parlo in questo momento perché manco mi ricordo ormai in ordine cronologico, andrei per brand. Catalemer! Ciao! Se vedete che la videocamera trema è perché Gatto Denver si struscia sui tre piedi, come al solito. Allora, inizierei dal brand Dior. Tra l'altro, parentesi, questo video è stato richiestissimo, quindi spero che sarete contenti, finalmente sto filmando la collezione di borse aggiornata, che ragazzi è un video che io impiego un sacco a filmare perché è super 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 lungo, forse perché ne ho troppe. Allora, prima borsa che vi faccio vedere è questa ed è stata la mia prima Lady Dior. C'è anche la tracolla sempre in lacca blu all'interno. E cioè è stata la mia prima borsa Dior, a dire il vero, l'ho presa a Venezia in pelle laccata blu. Gatto Denver, dacci un taglio, mamma mia. Sì, ho capito, scusa, mamma mia, sono tornata da Amsterdam ragazzi stanotte e lui non mi lascia in pace un secondo. Anche tu mi sei mancato tanto, piccolo vestito tutto bianco, un po' arancione. È piccolina, si può portare ovviamente sia così, così un po' scomoda, si può portare sia a mano che appunto a tracolla, quella tracolla blu. A me è piaciuta subito moltissimo, hardware argentato e sì, l'unica pecca è che è un po' piccolina. Poi seconda Dior che ho preso è questa, che sinceramente non mi ricordo nemmeno dove ho preso. Andiamo proprio bene. Beh, adesso assolutamente non mi ricordo dove l'ho presa, ragazzi, ditemelo voi, perché sicuramente nel video haul l'avrete vista e avrò detto dove l'ho acquistata. Comunque non tantissimo tempo fa, ed è stessa identica misura dell'altra Lady Dior. Ovviamente anche questa è una Lady Dior, cambia il colore e la tipologia di pelle. Questa è molto molto più morbida la pelle, non è laccata, non è lucida, anzi è opaca ed è leggermente, so che anche questa l'ho presa a Venezia, o l'ho presa forse a San Francisco, non lo so, mi sta venendo il dubbio. Comunque la catena di questa, la tracolla è a catenella, ha soltanto un inserto in pelle sulla spalla ed è grigio, loro lo chiamano mi sa grigio lucido se non sbaglio, perché c'era anche la versione un pochino più opaca, però non mi piaceva tantissimo, preferivo questa. E quindi sono molto molto belle le di Dior, forse un po' più adatte alla sera visto che sono così, diciamo, piccoline, eleganti eccetera, però io le indosso anche di giorno. Poi terza ed ultima Dior della mia collezione è questa. Questa l'ho presa ad Amsterdam, non questa volta, aiuto, grazie Gatto Denver, so se è stato lui o io. Questa l'ho presa ad Amsterdam, non l'ultima volta in cui ci sono stata, cioè adesso, ma la volta prima, ed è non mi ricordo, io sono famosa per non conoscere i modelli delle borse che compro, quindi aiutatemi voi nei commenti, sicuramente sapete tutto e sicuramente saprete il nome del modello. Ed è molto semplice, scamosciata all'interno, pelle marrone, e all'esterno è invece molto molto morbida e liscia. Ragazzi, questa borsa è la più soffice che ho, ed anche la tracolla, che sinceramente preferirei se fosse un po' più sottile la tracolla, ovviamente posso sempre cambiarla perché è sganciabile, però è super super comoda essendo così ampia. Di solito le tracolle più sottili sono un pochino più scomode, questa è super super comoda e mi piace un sacco. Si può indossare sia a tracolla, anzi no, a tracolla è un pochino corta per me che sono molto alta, però a spalla, oppure si può portare così, quindi semplicemente inserendoci la mano. Ok, proseguiamo. Come vedete Gatto Denver si è inserito anche lui nell'inquadratura, immancabile Gatto Denver. Proseguiamo con Saint Laurent. Prima vi faccio vedere, non necessariamente, anzi non è la prima che ho comprato, la prima che vi faccio vedere è questa rosa. L'ho presa l'anno scorso a Venezia, quindi secondo me si può ancora trovare. Il modello sicuramente, non sono sicura del colore, ma il modello sicuramente è rosa, pelle molto molto morbida e soffice, hardware argentato. Anche questa ha la catena argentata con l'inserto in pelle sulla spalla. Mi piace molto perché è super versatile da giorno, da sera, con un outfit più elegante, con un outfit più casual, e all'interno ci sta anche parecchia roba, vi dico la verità, per me che solitamente voglio sempre portarmi il mondo dietro, diciamo che non è male, come ho un centesimo ho trovato,
nella borsetta. Wow, sono ricca. Comunque, questa mi è piaciuta subito perché volevo assolutamente una borsa rosa pastello. E quando l'ho vista me ne sono innamorata, è stupenda. E poi ho preso anche il portacarte, insomma il portafogli dello stesso colore, sempre da Saint Laurent, perché questo colore, il rosa di Saint Laurent, è meraviglioso, meraviglioso. Spero continuino sempre a fare prodotti di questo colore perché è veramente il rosa perfetto. Poi altra Saint Laurent, allora questa invece è la prima Saint Laurent che ho comprato, questa l'avevo presa ad Amsterdam quando ancora abitavo su, e si vede che è quella che ho usato di più perché è molto da combattimento, nel senso che si sta staccando un po' la pelle ai lati. Avevo fatto un video in cui vi parlavo della qualità di questa borsetta, devo dire anche che io l'ho usata molto male, nel senso che l'ho riempita all'inverosimile, e quindi questo è un po' il risultato. In molti mi avete detto che è normale perché la pelle va appunto piegata e poi colorata, coperta con questo, quindi mi avete detto che è normale in realtà che si stacchi eccetera. Ripeto, avrà anche, cioè, i suoi anni, nel senso ne avrà 4-5, tipo una roba del genere. A me comunque continua a piacere un sacco. L'hardware è molto semplice in realtà, è nera, piccolina, è una pochettina con il logo Saint Laurent dorato, stessa cosa la catenina dorata, si può indossare sia a spalla che a tracolla. Secondo me è la borsa da sera perfetta, molto elegante ma non troppo vistosa, e sta bene diciamo con qualsiasi outfit, quindi sono sempre comunque contenta di averla presa. Poi, allora, altra Saint Laurent che vi faccio vedere è questa. Questo è un portafoglio su catena, non so come lo chiamano da Saint Laurent, wallet on chain, una roba del genere. E questo è molto molto bello perché, oltre a tenere la forma in modo stupendo, è molto, non voglio dire rigido, ma tiene molto molto bene la forma nonostante sia molto morbido. In realtà mi piace questo, io lo chiamo sempre spirulicchio, pirulicchio, mi piace moltissimo questa catenella che sta appunto legata al logo, che è questa, molto semplice. Essendo un portafoglio su catena ovviamente non ha tantissimo spazio all'interno, ma come borsetta da sera diciamo che insomma basta e avanza. Mi piace molto il colore di questa pochettina, tendo a non usarla sempre con la catenella, a volte nascondo la catenella, anzi mi sa che si può staccare, sì, a volte stacco la catenella e porto soltanto la pochette così a mano. Poi altra Saint Laurent che è tra le borse preferite che ho in assoluto. Allora, in videocamera non rende tantissimo, forse se la faccio vedere così di lato riuscite a vedere quanto è metallizzata e quanto appunto il colore cambi. Questa è secondo me del colore verde metallizzato perfetto, ne cercavo tanto una così, volevo prendere una Chanel verde metallizzata, non l'ho mai trovata di quel colore e alla fine l'ho trovata da Saint Laurent, bellissima. Questa è un pochino più grande rispetto alla pochette di prima, quindi ci sta anche più roba all'interno. Come, direi che come larghezza è uguale, ma come lunghezza questa è molto molto più lunga. Quindi vi dico la verità, è una borsa che indosso anche di giorno, non la indosso necessariamente soltanto di sera, dipende ovviamente dall'outfit perché non è super facilmente abbinabile. Questo è l'interno, vi devo dire la verità, ci sta, portafogli, insomma tutto quello di cui ho bisogno, ma niente di più, niente di meno, ma niente di più. Molto molto bella, era un'edizione limitata se non sbaglio della scorsa primavera, non vorrei dire una bagianata, ma mi sa che era un'edizione limitata della scorsa primavera estate, o forse autunno inverno, però io l'ho presa in primavera estate, una roba del genere, comunque di quest'anno. Poi allora, altra super super borsa che in realtà dovrei indossare in questo periodo perché questa è molto natalizia, molto festiva, ed è anche questa Saint Laurent. Come misura siamo sempre, no, non so se questa nera, forse un pochino, sì, questa nera sinceramente un pochino più grande, e ci sta parecchia roba. Qui è una borsa che uso di giorno, di sera, ma anche molto di giorno, è parecchio spaziosa e ha queste stelline che erano un'edizione limitata non dell'anno scorso ma dell'inverno prima, e questa l'ho presa a Cortina. Anche questa ha la catena argentata, si può indossare sia a tracolla che a spalla e mi piace tantissimo. È in velluto, quindi è super super delicata, devo starci attenta, non è una borsa che uso tutti i giorni proprio perché appunto se la usassi tutti i giorni si rovinerebbe molto facilmente. Da notare che accanto al logo, dove appunto tu la tocchi per aprirla e chiuderla, già un pochino si vede che
il velluto è stato, come dire, maneggiato molto, quindi è una borsa molto delicata, ma è altrettanto bella, è stupenda secondo me. E mi sa che con le Saint Laurent abbiamo finito. Poi arriviamo a Gucci. Di Gucci ne ho due. La prima è questa, che è la... qui mi sa che il nome del modello lo so, è la Dionysus. Vi ho fregati, pensavate non lo sapessi. Mi sa che è la Dionysus. Ed è molto molto resistente questo. In realtà ha il classico logo di Gucci, che vi devo dire la verità, non mi fa impazzire. Infatti è l'unica che ho con questo logo. Che poi è un po' il logo vintage loro, no? Cioè sì, c'è da un sacco di tempo. Con questa chiusura particolare che hanno tutte le borse Dionysus. E poi sotto invece all'interno si intravede comunque il colore giallo, ocra, che colore è, giallo. E all'interno c'è una taschina qui, piccolina, e poi questo è lo spazio. Insomma, non è tantissimo, ma quello che basta anche qui. Insomma, è una borsa che uso solitamente di giorno, ma riesco a farci stare tutto quello che mi serve. È molto molto resistente questa con il logo. E mi sono pentita invece di non aver preso la versione un pochino più grande, perché ci sta secondo me molta 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 più roba e il prezzo non cambia tanto. È della misura più grande, ho appunto questa che vi faccio vedere. Questa l'ho cercata in lungo e in largo, sembra verde smeraldo, in realtà è più un verde turchese, boh, non lo so, la videocamera un pochino li sfalsa i colori a volte. E questa l'ho cercata in lungo e in largo, era introvabile, a Milano sono andata, a via Monte Napoleone, mi hanno detto la trovi alla Rinascente, ce n'è solo una, quindi io corse, insomma alla fine l'ho trovata ed era tra le ultimissime, proprio perché continuavo a vederla in giro, mi dicevo no no no, non la prendo, e poi alla fine quando mi sono decisa erano sold out, che è cosa tipica, cosa che io faccio sempre. E però sono riuscita a trovarla, stesso identico logo. Questa è in velluto, anche questa è molto molto delicata, infatti qui per esempio si vedono tutti i segni della catena. Se volete una borsa da tutti i giorni, un consiglio che vi posso dare è non prendetela in pelle scamosciata, altrimenti si rovinerà molto molto presto. Questa ha la catena ovviamente dello stesso colore dell'hardware qui davanti, del logo, è molto corta, quindi si può indossare soltanto a spalla. Poi arriviamo a Fendi. Di Fendi non ho tantissime cosine, avevo sinceramente un'altra borsa ancora, però boh, adesso ne ho due. In realtà la prima è questa, che è molto piccolina, è più una di quelle mini borsette che vanno attaccate alle borse un po' più grandi. C'è anche la tracolla all'interno, quindi si può indossare in realtà anche come borsetta appunto a tracolla, non solo a mano. È piccolina ma molto molto carina ed è una delle, è della collezione Monster, molto liscia, rosa. Questa l'ho comprata all'outlet di Saint Donat e l'ho pagata molto meno rispetto al prezzo originale in negozio, all'outlet Fendi. E poi c'è questa che ho preso a Cortina, è un po' difficile però da indossare per via di tutti i colori sgargianti eccetera, è una borsa che indosso più in primavera estate e mi dispiace un po' non indossarla autunno inverno, quindi per questo che voglio venderla, anche se in realtà la forma di questa borsa mi piace molto e il fatto dei colori, che è un pochino più difficile da indossare, è per questo che le borse che non sono modelli classici sono sempre più difficili da vendere e da rivendere di conseguenza. Però è molto molto bella. Questa è la Petite Toujours come grandezza, e ragazzi la chiamano petite, cioè piccola in francese, ma in realtà ci sta un... vabbè, adesso qui insomma non fateci caso, caramelle, scontrini, robe, potrei pure mangiarmela una caramella a questo punto. Che caramelle sono? Peppermint, no, teniamola per dopo, devo averle fregate in qualche ristorante. E comunque, cioè, notare che cosa qui, il dopo puntura delle zanzare, ragazzi, dopo puntura per le zanzare, quindi è ovvio che è una borsa che uso appunto in estate, prettamente primavera, estate, però mi piace moltissimo comunque come forma, come modello. Poi di Valentino ne ho soltanto una, avevo anche quella rosa un pochino più grande, ve la ricordate, la adoravo. Adesso ho questa che è la... come si chiama il modello? Non lo so, però è molto molto bella e vi devo dire che è anche super di qualità, perché l'ho usata, strausata, abusato di lei, l'ho riempita all'inverosimile, è sempre sempre perfetta. La pelle è morbida, non ha segni, l'hardware non ha segni, questo è un hardware champagne, quindi a seconda di come lo guardi sembra un po' più argentato, un po' più dorato, in realtà è una via di mezzo. Mi piacciono moltissimo anche le nuove borse di Valentino, quelle che hanno un sacco di borchiette,
però questo era appunto il modello. Prima l'ho presa online dal sito di Valentino, e 3 Natali fa, ragazzi, ero appena tornata. Ma perché? Oh, ho trovato 2 euro in questa borsetta, ragazzi, grande! Siamo a 2 euro, 1 cent e una mentina abbiamo raccolto per adesso nelle borse. Interessante questa cosa. A parte che Denver si sta appropriando del puff, cioè io non ho più spazio dove si scusa, gatto Denver. Allora, passiamo a Louis Vuitton. Allora, prima vi faccio vedere di Louis Vuitton il bauletto. Questa è la Speedy, non mi ricordo mai se è 30 o 35 o 40. Non lo so. Mi sa che è la 35. Sì, mi sa che è la 35, non vorrei sbagliare, ma mi sa che è la 35. Ho provato anche la 40, gigantesca. La 30 forse era un po' più fattibile. Comunque, questo è il classico bauletto Louis Vuitton, lo conoscete sicuramente tutti, è un pochino sformato ormai. Questo l'ho preso anche questo 3 anni fa, ad Amsterdam, nel Louis Vuitton della Paisehofstraat, insomma, è tipo la via Monte Napoleone a Milano, ad Amsterdam si chiama Paisehofstraat. Ed è appunto classico bauletto, lo conoscete tutti, è super 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 oh, ho trovato un lucidalabbra, quello di Kylie, ma cioè io ho trovato le salviettine assorbisebo, fantastica sta cosa, è tipo una specie di caccia al tesoro. Poi altra borsa vi faccio vedere di Louis Vuitton, è questa, ed è anche qui, so il modello, ragazzi, conoscevo la Speedy, questa è l'Alma, no, mi sbaglio sicuramente, questo non è l'Alma. Beh, ma quella era la Speedy sicuro, insomma, adesso non esageriamo. Un modello lo so e poi basta, insomma, no, volevo fare la figa. E invece non ho la minima, non mi ricordo il nome di questa borsa. Allora, questa l'ho presa a Parigi ed era super super introvabile da tutte le parti. Se non tratta da Louis Vuitton a Parigi, il tipo mi ha riso in faccia. Tu pensi ancora di poter trovare quella borsa? E poi ho controllato in un altro Louis Vuitton, sempre a Parigi c'era, quindi mi sono fiondata e l'ho presa. Ti è commesso, antipatico. E questa è... sì, anche questa è super popolare, questa borsa, non so come mai. E, beh, forse perché è comunque molto carina. Per essere Louis Vuitton non ha un prezzo esorbitante. Ci sono borse di Louis Vuitton che costano il triplo e sono molto molto più piccoline. Qui ci sta parecchia roba, vi devo dire la verità. La uso solo come borsa da giorno, vabbè, naturalmente. E, io la vedo molto sporca, cioè... molto sportiva, elegante, ma comunque molto casual. Molto molto bella questa borsa, la uso un sacco, quindi sicuramente l'avete vista da qualche parte sulle mie stories, nei miei video su Instagram, eccetera. Altra Louis Vuitton è questa, e mi sa che questa è l'Alma, ed ha questa forma un po' strana, perché è più larga sotto e va poi ad ispessirsi verso l'alto. Questa mi ricorda molto Gossip Girl Blair Waldorf, se avete presente, molto elegante, molto carina. Sembra nera in alcune luci, in realtà è tipo bordeaux metallizzata, vinaccia scuro, ma tipo coi brillantini quando la guardi da vicino. È in lacca, lucida. E poi, questa non è una borsa, non so se farlo vedere oppure no, boh, comunque ve lo faccio vedere. Questo è il trolley, invece, sempre appunto del brand. Lo uso sempre solo come bagaglio a mano quando viaggio in aereo, quindi ha già qualche bel segno di viaggio, ma lo amo. E il trolley tra i due, quello... ce ne sono due di grandezze che possono andare come bagaglio a mano in aereo, e questa è la più grande. Poi mi sa che ce n'è una ancora più grande, ma è solo come bagaglio da stiva e non consiglierei di imbarcare una valigia del genere, perché poi insomma te ne arrivano due, penso, tipo al checkout. Comunque mi piace tanto tanto tanto, è super comodo da portare in giro, cioè la spingi con un dito, ti segue, praticamente è fantastica, è fantastica. Poi Givenchy, ho solo una borsa di Givenchy, tada, che è l'Antigona, l'ho presa in pelle lucida, è disponibile anche opaca e sinceramente mi piacevano entrambe, però ero con Chiara quando l'ho presa, l'abbiamo presa a Milano e lei mi ha consigliato di prendere lucida e poi alla fine ero molto molto contenta di averla presa lucida, perché è secondo me un pochino più aggressiva, non lo so, boh, mi piace molto questa borsa. Vabbè che ho un sacco di roba qua dentro, ma perché ho roba sparsa ovunque, cioè è tipo... vabbè, non vi faccio nemmeno vedere perché ho soltanto scontrini e fazzoletti ed è imbarazzante. Comunque questa è non solo la grandezza, mi sa che ce n'è
C'è un modello ancora più grande di questa borsa, però è parecchio pesante, quindi non consiglierei di prenderla più grande, perché altrimenti solo la borsa pesa un sacco e portarla poi è difficile. Si può portare sia a mano così che a spalla. Non mi piace per niente portarla così a spalla, non lo faccio mai, non so nemmeno perché ho ancora attaccata questa tracolla, potrei tranquillamente toglierla perché appunto la porto sempre così ed è molto bella, secondo me mi piace perché è strutturata, tiene bene la forma ed è, vabbè, è una borsa da giorno, insomma, perfetta. Poi Prada, di Prada ne ho soltanto una, questa l'ho presa all'outlet nel sud dell'Olanda, in realtà avevo chiesto a Demesa di prenderla, le avevo mandato i soldi perché me la comprasse all'outlet perché costava veramente tipo meno della metà di quanto avrei potuto pagarla in un negozio Prada, quindi era una super occasione, cercavo una borsa del genere all'epoca, vi sto parlando di tipo era il 2014 o inizio 2015, quindi insomma ormai quasi 5 anni fa tipo, e continuo ad adorarla, però è molto molto grande, ci sta il mondo qua dentro ragazzi, il mondo, e per un per un qualsiasi motivo molto molto strano è anche pulita. Oh, ho trovato un elastico per i capelli e il coso della spazzola del forminetto per spazzolare i gatti, che cosa ci faccia nella borsa non lo so, comunque nel dubbio ho rimesso tutto dentro. Sì, molto molto morbida, molto versatile, la indosso, è anche molto molto comoda, devo dire la verità, perché è leggera, e hardware dorato, è sicuramente un modello parecchio vecchio, però ragazzi l'ho pagata talmente poco che tipo, cioè è stata una super 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 occasione questa, e l'adoro ed è ancora perfetta, a 5 anni l'ho usata tantissimo ma è perfetta, cioè sto cercando di sedermi sul puff ma c'è Denver spaparanzato, io ho tipo un angolino così. Allora, poi Celine, di Celine ne ho due. La prima è questa che è la Phantom, so anche il nome del modello a notare, e la Phantom è gigantesca, non è la Phantom quella classica ma è il modello più grande, cioè è veramente veramente enorme, la uso praticamente solo, ecco per farvi capire, la uso praticamente solo per viaggiare. Una cosa che io amo delle Celine è il fatto che hanno una specie di faccina, tipo con gli occhi, la bocca, la lingua. Una cosa che odio delle Celine è che sono tremendamente pesanti, ragazzi. Cioè già solo alzare questa faccio fatica, è veramente veramente pesantissima, troppo sinceramente, forse perché la pelle è molto spessa, io non lo so, ma sono troppo troppo pesanti, specialmente questa che è così grande. Mi piace tanto ma mi sono un po' pentita di averla presa perché è tremendamente appunto difficile da portare in giro per via del peso, e quella l'ho presa ad Amsterdam nel centro commerciale in piazza Dam al Bijenkorf, e poi ho preso questa che vi giuro assolutamente non mi ricordo, mi sa che anche questa l'ho presa ad Amsterdam sempre nello stesso centro commerciale ma diversi anni dopo, perché mi sa questa l'ho presa, non vorrei sbagliare, ma sì l'ho presa ad Amsterdam tipo 2017, una roba del genere, Celine 2016 o 2017, forse anche 2016, stessa idea, cioè modello simile, sempre stessa faccina, questa è la Phantom, questa è la Luggage, questa è la Nano, e si indossa con la tracolla oppure ovviamente a mano, piccolina ma ragazzi ci sta comunque parecchia parecchia roba, vi devo dire la verità, e mi piaceva moltissimo il colore perché è di questo beige molto molto neutro, ma è comunque una borsa molto molto versatile. Amo il fatto che ci sia la bocca con la lingua, o forse sono solo io che ci vedo un viso, non lo so. Comunque, ed ora mi sa che è arrivato il momento, iniziamo se ce la faccio, perché sto letteralmente scivolando tutto lo spazio di Gatto Denver, e sarebbe anche il momento di farvi vedere le mie Chanel. Ovviamente queste è, cioè la stragrande maggioranza delle mie borse è Chanel, quindi qui aspettatevi una bella carrellata in ordine non particolare, cioè ve li faccio vedere in ordine molto random. Allora, primo è questo zainetto che ho preso, cos'era, 2017 ad Amsterdam, anche questo, e piace un sacco, la pelle è quella un pochino più delicata, infatti ciao amore mio, ciao, infatti devo starci molto molto attenta. Hardware dorato, c'è una versione più piccolina di questo zainetto, una versione più grande, sono molto contenta di aver preso la media, anche perché comunque all'interno ci sta veramente tantissima tantissima roba, e spesso quando lo indosso mi dite che bello, oddio che bello questo zainetto, e insomma lo indosso tanto perché mi piace davvero davvero tanto, quando è un pochino vuoto perde un po' la sua forma ma è stupendo, stupendo, lo adoro, ed è l'unico zainetto che io ho
non ne ho assolutamente altre, quindi questo è il primo e l'ultimo che vedrete. Poi, altra borsetta Chanel, questo è un wallet on chain ed è di una collezione tipo del 2015. Questa l'ho presa a Parigi, è stato il mio autoregalo di compleanno appunto nel novembre 2015 e l'ho presa a Parigi sorseggiando champagne, ero da sola a Parigi ma me la sono spassata per bene ed è, io sto vedendo un gatto tra le mie borse, gatto Denver, se ne frega per, cioè proprio per dirla tu, se ne frega niente, io posso sgridarlo, se ne frega minimamente. E è in lacca rosa ed è una delle borse più belle che ho, proprio esteticamente. Questo colore è stupendo. Hardware argentato, piccolina, ovviamente è un wallet on chain, quindi ci sta poca roba, ma io la adoro. Peccato che sia molto più estiva, primaverile estiva, che autunnale invernale. Insomma, la uso quindi più nei mesi caldi. Poi c'è lui, questa l'ho presa a Parigi. Lui, questa. Poi c'è il bauletto. No, questo è un vanity case. Vanity case si chiama. E l'ho preso a Parigi nella boutique, la prima originale di Chanel in Rue Cambon. Questo è in caviar, quindi la pelle è un pochino più resistente. Lo volevo tanto nella misura più grande, era completamente sold out, tipo in tutta Europa hanno controllato, era introvabile e quindi l'ho preso in questa grandezza. Però vi devo dire la verità, comunque ci sta parecchia parecchia roba, anche, anche se può non sembrare, ma non è niente niente male. Qui c'è il lucchetto con la doppia C e qui c'è invece la chiave del lucchetto. Questo era un modello vintage che hanno riproposto adesso negli ultimi anni e secondo me è meraviglioso. Poi, allora, ci sono le due boy bag, uniamone due così facciamo prima, sono le mie due boy bag, prima ho preso questa poi ho preso questa, che mi sa che sono uguali come... Sì, come grandezza sono assolutamente uguali, anche se quella nera sembra più piccolina perché il nero snellisce, mi sa che è proprio vero. Questa l'ho presa nude a Los Angeles, l'ho pagata anche un pochino di più rispetto al prezzo europeo, ma era introvabile, la volevo troppo e l'ho presa a Los Angeles nel 2016, se non sbaglio. E... Oh, sì, mi sa 2016, inizio 2016, con questo colore nude cammello, cioè io la adoro, la indosso tantissimo. E poi una delle mie borse preferite che mi trovo a indossare veramente sempre è questa, che è la boy bag nera. Entrambe sono in pelle, cos'è, calf skin, oddio non mi ricordo, non è caviar, è l'altra comunque, anche se ci sono due modelli in realtà di pelle un pochino più liscia, comunque, no, in realtà sono diverse, una è lambskin, una è calf skin, ma non mi ricordo mai quale sia, una quale sia l'altra. Poi ho quest'altra Chanel che è una borsa da mare, una borsa da spiaggia, questa l'ho presa a Dubai in aeroporto perché costa meno in Dubai, a Dubai in aeroporto le borse Chanel costano meno rispetto all'Italia, della collezione dell'estate scorsa, no, sì, cioè no! No, mi sa di un anno fa, perché io l'ho presa in inverno questa, è tipo a gennaio, ma è stupenda, stupenda, la adoro troppo ed è fatta appunto tutta in telo, tranne questo pezzo sopra e i manici che sono in pelle. Ovviamente è una borsa da spiaggia, quindi è gigantesca. Altra borsa Chanel, scusatemi, altra borsa Chanel parecchio grande, che tra l'altro è il mio penultimo acquisto da Chanel, questa l'ho presa a Venezia. Non so dirvi proprio il modello, cioè non ho la più pallida idea di che modello sia, però la volevo troppo per viaggiare o quando mi serve una borsa più ampia, e questa è veramente molto molto grande, ma appunto non è una borsa da spiaggia, è anche un pochino più piccolina rispetto a questa in realtà, quindi, ma è comunque gigantesca e la adoro, è fatta tipo in tessuto, quindi è molto più resistente rispetto magari alla pelle. Poi c'è questa, anche questo è un wallet on chain, questa è stata in realtà un regalo di mio papà ed è del 2015, mi sa che era proprio fine 2015. Anche questo ovviamente essendo un portafoglio su catena, alla catena si può indossare sia a spalla che a tracolla, io amo indossarla come tracolla perché è super comoda, cioè le tracolle le metti, non le senti, quindi è figo averle tipo quando vai, non lo so, in un parco divertimenti o quando devi avere le mani libere. E questo colore, anche questo molto particolare perché è un viola che sotto alcune luci sembra fucsia, sotto alcune luci sembra viola, adesso mi sa che la vedo un pochino più fucsia se la guardo in videocamera, se la guardo qua mi sembra più viola, pazzesco. Poi allora c'è la jumbo nera. Questa è stata una delle prime borse Chanel che ho mai comprato, anzi ne avevo un'altra prima e poi ho preso questa.
è in caviar, e la Jumbo perché amo il fatto che sia così spaziosa. Hardware argentato, è stupenda, una delle mie preferite e molto probabilmente la borsa che uso di più, è la mia borsa da tutti i giorni. Poi c'è questa, questa è in tessuto, anche questa si può indossare sia a tracolla che a spalla ed è una mini rettangolare. Le mini quadrate non si possono indossare a tracolla, le mini rettangolari sì, fanno la tracolla più lunga, non ho idea del perché, comunque le mini rettangolari sono di norma anche un pochino più spaziose, hanno qualche centimetro in più. Questa in tessuto appunto verde l'ho presa a Venezia e sono innamorata di questa borsa, unica cosa penso che non mi stia tanto bene con il mio colore di pelle, di capelli eccetera, quindi sto seriamente pensando di venderla nonostante mi piaccia, però non lo so, non lo so, sto, sì, forse la venderò, non lo so. Poi allora, altra borsa in tessuto, queste sono le uniche due borse in tessuto che ho, e questa è una medium, quindi Jumbo, per farvi capire la grandezza, ok, Jumbo e medium, questa è la differenza e questa è la mini. Ok, e quindi questa, vabbè, è medium come borsa, come capienza, non è affatto male, e non si può indossare a tracolla perché è troppo corta, ma soltanto a spalla, quindi sia così con la doppia catena che più lunga in questo modo. Bellissimo il colore, io l'ho presa perché ero innamorata di questo colore, e questa l'ho presa vintage, quando l'ho vista mi sono innamorata ed ho fatto anche un super super affare. E poi questo è il mio ultimo acquisto, ragazzi, l'avete sicuramente vista nel mio ultimo video haul, questa è questa l'ho presa a Parigi l'ultima volta che ci sono stata, il mese scorso a novembre, e da Disneyland siamo andati a fare anche un salto a Parigi centro e mi sono innamorata, la cercavo e l'ho trovata lì, a Venezia non c'era, ci siamo messi a cercarla e con la mia SA di fiducia Silvia, e poi, cioè, arrivo a Parigi, era là, l'ho presa. Questa è una mini, mi sa che, no, come la chiamano? Small, Dio, non mi ricordo, non sono sicura, comunque è un pelino più piccola della medium, se non sbaglio. Sì, sì, è un pelino più piccola della medium, questa è invece in pelle, se non sbaglio, questa è la pelle quella più morbida ed è super super delicata, ma è del perfetto colore Tiffany, la amo troppo. Poi, altra Jumbo, anche questa l'ho presa vintage, è rossa, sempre in caviar, sempre con hardware argento, uso un po' meno questa borsa perché essendo rossa è un pochino più difficile da abbinare, ma la adoro, e anche con questa ho fatto un, cioè, ho veramente veramente fatto un affarone. Altra Jumbo che ho è questa in beige, questa la adoro, è bellissima, con hardware dorato, la volevo tipo di un rosa un po' pastelloso, non l'ho trovata e dopo varie ricerche mi sono decisa e l'ho presa beige, che è altrettanto, forse anche più classica e più portabile. Vabbè, come grandezza, logicamente, come tutte le Jumbo, è super capiente. L'adoro, questa è veramente veramente una classica, se volete prendere una Chanel io consiglierei appunto Jumbo, se siete molto alte è decisamente o nera o beige. Poi ho quest'altra Jumbo, anche questa l'ho presa vintage, a cortina, è bianca, è di una pelle molto molto delicata, infatti è tutta macchiata, però anche qui l'ho pagata veramente molto molto poco rispetto a quanto l'avrei pagata in negozio, devo sempre mandare la Chanel spacco, non l'ho mandata, e l'hardware è invece in champagne però opaco. Molto bella questa, molto elegante, insomma, comunque, anche se devo pulirla, il colore non è affatto male, l'adoro. E poi c'è questa, anche questa è vintage, ragazzi, questa l'avevo vista nell'armadio di, come si chiama, la mamma di tutte le Jenner Kardashian, ok, anche lei ce l'ha, è stupenda, questa era ancora quando facevano il logo effettivamente placcato oro, infatti c'è il timbro. Anche questa c'è la catenella, si può portare sia a tracolla che a spalla, logicamente è minuscola, ragazzi, quindi c'è meno di un portafogli, però da sera, tipo da teatro, così è bellissima. E poi c'è questa, anche questa l'ho presa vintage, questa dorata a cortina, questa l'ho presa a Trieste, incredibile ma vero, ma c'è un negozio che le vende, è tipo dell'80 e qualcosa, è tipo più vecchia di me questa borsa, ma fa la sua figura, peccato si possa indossare soltanto a spalla, non a tracolla, ma appunto non è niente niente male, e poi mi piace molto lo stile vintage. E poi c'è questa che ho preso sempre da Chanel a Venezia,
ed è una mini quadrata, l'unica mini quadrata che ho. Si può portare appunto non a tracolla se sei molto alta, perché appunto quelle quadrate non le fanno tanto da tracolla, ed è, non so descrivere bene questo colore, è tipo un rosa malva. È strano, nude, può sembrare diversi colori a seconda della luce, molto molto bella, però non ci sta tantissima roba, ovviamente è una mini, però la uso sia di giorno che di sera. E questo mi sa che è tutto per oggi, mia family, vi ho fatto vedere tutte le borse, scusate se sono andata un pochino più veloce, ma era per non far durare questo video 6 ore e mezza, la batteria sta rampeggiando, gatto Denver è andato a nascondersi sotto il mio specchio là, vabbè, quindi questo è tutto, vi mando un bacio enorme, spero vi sia piaciuto il video, scrivetemi come al solito nei commenti se volete vedere qualche video particolare, ma vi anticipo che ho un sacco di idee per i video, quindi aspettatevi tanto nei prossimi video. Bacio grande e alla prossima, ciao!